un atleta giornalista. Buongiorno, sono Paolo della Repubblica Ceca, viaggio tutta Italia, del nord d'Italia, Trieste, Venezia, Livorno, hasta qui, Palermo. Tutti i giorni faccio natazione per mi ginocchio, perché sono dopo operazione di ginocchio. La sinistra è più piccola come la destra, e tutti i giorni faccio come 100-150 km con bici, e come minimo 1,5 km di natazione, però un giorno 2, un giorno 3 km. Ho fatto natazione differente spiagge, porti, in Italia. E quindi tu vorresti fare il bagno qui al Sì, a porto di Palermo? Porta di Palermo, Un simbolicamente, autoscopio. in autoscopio. Però io ti ho, devi dire pubblicamente che io ti ho detto che qua è inquinato e che non si deve fare il bagno. Bene, Però tu cosa mi hai risposto? Però ma questa è Palermo. la cosa è Palermo, è famosa città dove la storia, dove la Sicilia vive, è la grande città di Sicilia. Mi piace fare la natazione qui, però Sì, i palermitani dove vanno a fare il bagno? il palermitano normalmente fa il bagno nella spiaggia di Mondello. E invece tu? È una spiaggia dove gente molto ricchi, con case molto belli, villi. Ma io vado a fare la natazione con i pescatori. Tu stai nel mare più autentico, che è proprio Sì, della città di al Palermo. mare più autentico, questa è la Autentico. cosa. Mare che è qui in centro di Palermo. Io tengo una cosa, un sunto di sponsor GPS, che vado a vedere exercise, outdoor swimming, ok? Outdoor swimming. E con GPS si può vedere Che di tu stai verlo. facendo. Sta facendo natazione, e dove, C'è e un sito internet quanto chilometri. C'è un dello sito internet? sponsor che ti sta Sì, seguendo. dove è come un Big Brother, può Ok. vedere dove è andato con la bici, e dove ha Quanti fatto chilometri fatti in bici e quanti quanti chilometri nuotando? nuotando. E allora vado qui, ok? Tu sei sicuro? Signori, io ho detto di non farlo, però che ci posso fare? Cioè, non ti tuffare però, eh? Non ti tuffare perché lo scoglio è basso. C'è Pietri, c'è Robby. Stai attento, scendi con calma. Sulla coscienza ce l'ho questo uomo. Io gliel'ho detto, picciotti, ma che devo fare? Ne vado, zero. Ti aspetto, non bere. All'autoscopio di Palermo, il giornalista atleta cieco Ok, allora andiamo. si fa la sua nuotata mentre il GPS monitorizza quanti chilometri si è fatto in bicicletta e a nuoto. Certo, tutto ciò fa pensare. Pensate che potrebbe essere bella Palermo con il palermitano che si fa il bagno nel suo lungomare del Foro Italico. E invece la triste realtà è che un pazzo giornalista, atleta cieco, appunto è cieco e non capisce che qui è inquinato. Ma sarà lui il pazzo o noi? Eccolo, è ritornato dalla lunga nuotata. Com'è Bene, sono arrivato qui, andata? 2,5 km, natazione nel porte di Palermo, con la montagna, come si chiama, il Pellegrino, Monte Pellegrino, Monte sì. Pellegrino. Vero, non è Com'è, sporca, eh? l'acqua non è clara come nella Costa Smeralda, Certo. è vero. Sta pensando natazione hasta la spiaggia, e la spiaggia sta pensando di fare una piccola pausa, un relax. Ma come è arrivato alla spiaggia, tutto Immondizia. con sacco plastico, Immondizia, la spiaggia cose, della dice bandita. rubbish, rubbish, Bravi, immondizia, sì. immondizia molto, e l'acqua smell, come si dice, Odore odore un di poco. pezzi, diciamo Un anche poco qua. brutto odore, Io ti avevo avvertito.
no, ha fatto la pausa. Sì. In realtà no, direttamente qui. Diciamo la situazione lì alla Bandita, quella zona si chiama Romagnolo Bandita, è peggiore di qua. È peggiore, è molto peggiore, peggiore è qui. Okay. Qui tutto sommato ok. E nel tutto caso. Anche se il personaggio, qua il nostro pescatore. Sì, senta! Che ne pensa di questo nostro amico che si è fatto il bagno qua? Dice si deve andare a disinfettare perché c'è lo scarico. Io avevo avvertito. La cosa è come adesso è un mare, sì. Mare di Palermo. Qui è un poco come non è limpio, come si dice, pulito. Un poco pulito, ma è molto più chiaro l'acqua, sì. Come è nel lago delle tue parti, del lago, sì, della Repubblica Ceca. Comunque questa per te è stata una provocazione, un atto simbolico. È una natazione simbolica per fare capire a noi palermitani cosa ci stiamo perdendo, giusto? Però i palermitani la cosa è il mare è come è una cosa che è qui e per tutti e non pensa è speciale, però per noi nella Repubblica Ceca dove non c'è mare, certo, tenere un tesoro a portata di mano, molto molto una cosa bene, incredibile per noi. Questo è un insegnamento per noi palermitani, abbiamo un tesoro alla portata di mano e non ce ne rendiamo conto. Deve venire. Io sono Paolo della Repubblica Ceca, grazie per guardare. My name is Pavel. I'm from the Czech Republic. I biked here to Sicily, to Palermo, as a part of my rehab for my knee. I had a knee, yes, surgery. Yes. And you can read my articles on outsidetimes.com. Ripeti il sito dove ci sono i tuoi articoli. Outsidetimes.com in English. And in Czecho. Ciao děcka, já jsem Pavel Drčela. Přijel jsem na kolena Sicílii jako v rámci rehabilitace mojeho kolena, protože jsem po operaci kolena, takže jedu na kole přes celou Itálii až do Palerma a právě jsem plaval v Palermu v přístavu. A musím vám říct, sice voda v Palermu v přístavu není super čistá, jako například na Costa Smeralda na Sardinii, ale je to pořád čistší, okay, než doma na Priglu. Questo l'ho capito un po' meno, però va bene. Mettiamo questo video su YouTube e lo facciamo girare. Grazie, grazie a te per averci regalato il mare. Grazie.